Ciao ragazzi e benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la sostituzione del touch display su un Samsung Galaxy A40. Questa sostituzione è abbastanza semplice, ma dovremmo fare attenzione ad un paio di passaggi che poi vi spiegherò durante il video. Comunque vi ricordo che tutto ciò che vedete nel video ve lo lascio in descrizione, quindi sia touch display, kit di smontaggio, scaldaaria, ventose, eccetera. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video che verranno caricati sul canale. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione, e anche sui canali Telegram e WhatsApp dove trovate offerte su molti prodotti. Come vedete nel video, la prima cosa che andremo a fare è quella di togliere lo slot della nostra SIM. Poi dovremo fare attenzione al fatto che c'è il sensore delle impronte digitali proprio in mezzo alla cover posteriore copribatteria che vi ho mostrato prima con il dito. Andremo quindi a scaldare la cover posteriore. Scaldiamola un po'. Se non è stato mai aperto il telefono, sicuramente dovrete scaldare più e più volte. Comunque non esagerate, non fatelo diciamo tutto subito, ma cercate di scaldare un po' alla volta finché non vedrete che si aprirà una fessura, e a quel punto con il sesamo andremo a fare una prima apertura, ma poi tutto il lavoro dovremo farlo con i plettri in plastica. Questo perché all'interno, come vi farò vedere fra un po', trovate i cavetti flat che hanno dei contatti che vanno poi sulla scheda madre, quindi sono importantissimi, non dovremo assolutamente danneggiarli. Durante la fase di smontaggio andate anche a scollare il sensore delle impronte digitali in modo che non venga dietro quando andate a staccare la cover posteriore, altrimenti potreste danneggiare il cavetto flat che stiamo staccando in questo momento. Quindi togliamo il sensore dalla scocca interna. Come vedete questa scocca è abbastanza massacrata, quindi poi in seguito andremo anche a sostituirla. Comunque teoricamente, se il lavoro è stato fatto bene, non dovreste aver problemi e non dovrebbe essere danneggiata. In questo caso già era danneggiata sulla parte, guardando il video, in basso a destra, cioè sul cavetto flat che si trova in basso a destra. Togliamo tutte le viti che si trovano sulla scocca interna. Potrete anche mischiarle perché non sono tutte uguali. Andiamo ad aprire la scocca su un lato. Apriamo una piccola fessura con il plettro in plastica, andiamo a seguire tutto il perimetro in modo che vada a distaccarsi. Fate attenzione all'entrata dello slot della SIM perché è abbastanza delicato, quindi potreste romperlo. Facciamo leva con i plettri e andiamo a staccare la nostra scocca interna. Una volta che avremo accesso alla parte interna del telefono, andiamo a staccare subito il cavetto centrale. Stacchiamo anche la batteria per togliere tensione sui circuiti. Stacchiamo il cavetto flat che arriva sul modulo USB e il cavetto coassiale. Quindi una volta che avremo liberato la parte inferiore, andiamo a togliere questa vite nera che tiene il modulo USB sul frame. Facciamo un po' di leva, sotto c'è un biadesivo, quindi dovrete fare un po' di forza, ma non troppa. Come avete visto, si scollerà praticamente da solo. Adesso io sto rimuovendo anche la scheda madre. Togliamo il sensore di vibrazione. Basterà fare un po' di leva in quanto è attaccato da un biadesivo. Cercate di non danneggiare i contatti. Ora andiamo ad alzare piano piano l'altoparlante che si trova sulla parte superiore.
Adesso andiamo a staccare la batteria. Usate un rimuovicolla se vedete che la batteria non viene subito. In questo caso era già attaccata con del biadesivo, quindi è venuta subito. Comunque se c'è il biadesivo originale basterà semplicemente tirarlo e verrà via. Se avete difficoltà o vi si strappa durante la fase di smontaggio, usate il rimuovicolla. Verifichiamo che tutto quello che deve essere presente sul nuovo frame, eventuali contatti eccetera, ci sia. Togliamo eventuali protezioni, cominciamo a rimontare prima l'altoparlante, poi il sensore di vibrazione rimettendoli nel proprio alloggio. Rimettiamo anche la scheda madre. Ancoriamo la scheda madre con la vite nera che abbiamo tolto prima. Verifichiamo che sia effettivamente agganciata bene. Facciamo la stessa cosa con il modulo USB sulla parte inferiore, quindi rialloggiamolo, rimettiamo la vite nera. Il buco lo riconoscerete perché è l'unico che ha il cerchio dorato. Attacchiamo il cavetto flat del nuovo touch display sul nostro telefono. Se va un po' duro è normale, ma non ne forzate troppo, quindi attaccatelo senza mettere troppa forza. Rialloggiamo anche il cavetto coassiale che arriva dalla scheda madre. Facciamolo passare lungo la guida in modo che poi vada a richiudersi bene la scocca interna. Rialloggiamo anche la batteria, mettete del biadesivo se necessario, anche un normale biadesivo, l'importante è che resti ferma nel proprio alloggio. Rimettiamo il cavetto che va dalla scheda madre al modulo USB, come vedete c'è scritto main sulla scheda madre e sub sul modulo USB inferiore. Dalla vecchia scocca sto rimuovendo lo speaker buzzer. Se avesse bisogno di cambiarla fate la stessa cosa, io ve l'ho lasciato questo passaggio nel caso abbiate un problema durante lo smontaggio e magari andate a rovinare i cavetti interni. Ora rialloggiamo la scocca interna nel telefono, fate pressione lungo il perimetro in modo che si agganci bene al frame. Rimettiamo tutte le viti . Rimettiamo anche il sensore delle impronte digitali. E ora con la colla B7000 che vi lascio sempre in descrizione insieme a tutti i componenti, andiamo a mettere lungo tutto il perimetro un po' di colla B7000. Soprattutto non mettetela su eventuali cavetti, questo perché se dovesse andare a rismontare il telefono potreste avere il problema che si porti via il cavetto flat dei contatti, quindi cercate di non mettere la colla sui contatti. Rimettiamo lo slot della SIM. Ovviamente prima di rimontare tutto vi consiglio di fare una prova di accensione del telefono, verificate che lo schermo effettivamente funzioni. Questo perché una volta che avremo tolto eventuali sigilli interni andremo a perdere la garanzia, quindi per non perdere la garanzia facciamo una prova prima di chiudere tutto il telefono. Una volta che avremo verificato che il telefono si accende, il touch funziona eccetera, potremo andare a richiuderlo incollando la scocca. Come vi dicevo, vi ricordo che kit di smontaggio, touch eccetera eccetera trovate tutto nei link in descrizione se non avete la possibilità di trovarli altrove. Se avete dubbi o domande ponetele pure nei commenti, cercheremo di rispondere a tutti. Se il video vi è stato utile lasciate un like. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.